Allora, non ci crederete, abbiamo fatto questa uscita per fotografare, per fare un tutorial e sono voluto venire a tutti i costi in questo luogo bellissimo, conosciuto come la piramide etrusca, perché oggi è una giornata coperta e quindi per fotografare nel bosco è l'ideale. Ma nel bosco non si incontrano soltanto i monumenti, gli animali e le vegetazioni, si incontrano anche delle persone speciali. E tra noi oggi abbiamo veramente una persona speciale che molti di voi non conoscono, come non lo conoscevo io fino a un po' di tempo fa. E poi me ne hanno parlato proprio a proposito della piramide etrusca, che è Salvatore Fosci. In realtà possiamo dire che lui è un salvatore di questi luoghi, perché fino a qualche anno fa questi luoghi erano dimenticati, erano sconosciuti per la maggior parte delle persone, e lui ha ridato vita a questi luoghi con la speranza di rivalutarli, proteggerli, ma non soltanto la piramide etrusca, tutta l'area qui intorno a Bomarzo, in provincia di Viterbo, nella Tuscia, Alto Lazio. Ecco a voi Salvatore, che ci darà qualche cenno sulla piramide etrusca. Poi però ci torneremo sopra e faremo un'uscita proprio dedicata a Salvatore e alla piramide. Salvatore, raccontaci della piramide, quando l'hai scoperta, come e perché hai voluto recuperarla? Cioè, alla fin fine è stato un lavoro importante, no? Ripulirla e rimetterla in ordine così come oggi. Certo, già è stata casuale questa cosa, è stata bella perché ci siamo incontrati qua su sta via Cava e quindi io stavo proprio, diciamo, immerso proprio nella natura, quindi questa è già una cosa carina perché a me mi piace proprio, diciamo, esplorare il territorio, guardare. Sono incuriosito, diciamo, di quello che questo territorio ancora nasconde, tante cose ancora sono nascoste, per fortuna, e quello che poi è emerso, ho detto, questa piramide è già conosciuta a livello archeologico, già conosciuta a livello, diciamo, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Però abbandonata, poi è stata abbandonata. Ma secondo te perché abbandonata, dimenticata? Perché l'ultimo, diciamo, popolo, questo può dire, che ha vissuto qui, che io avevo scartato un po' come idea, diciamo, mia di popolazione che aveva vissuto e sopravvissuto qui, sono stati quelli dei nostri pastori, i nostri genitori. Cioè, invece di incentivare un po' queste persone che hanno vissuto qui, che hanno mantenuto terrazzato, hanno mantenuto pulito, hanno tenuto, diciamo, con le pecore, con le capre quando passavano, le sorgenti sempre attive, da quel momento, diciamo, che inizia l'era del benessere. Inizia l'era del benessere e allora che sto a fare più qui? Vado a lavorare, diciamo, in città. Diciamo, questo disperdere di queste popolazioni nostre, i nostri antenati, hanno fatto sì che in qualche modo c'è stato proprio l'abbandono di questo posto. Quindi l'abbandono, non so, secoli. Saranno 60-70 anni fa, cioè il periodo dopo la guerra ci sono stati l'abbandono di questi luoghi. Sì, però Salvatore, questo è dovuto proprio ad un cambiamento culturale, sociale, no? E va bene. Il benessere. Ma per lo stesso motivo avremmo dovuto abbandonare il Colosseo, per dire, no? Dice, sì, ancora stiamo in una città, al centro di una città, e qui stiamo al centro di un'altra città popolata, certo, da animali, popolata da vegetazione. Abbiamo un'altra città, ecco, non so se voi risentite gli uccelli, ne stavamo parlando prima, che abbiamo perso l'abitudine ad ascoltare la natura, i suoni, il vento, la vegetazione, gli uccelli. Però se culturalmente, socialmente c'è stato questo abbandono delle terre, delle campagne e quindi della pastorizia, come tu nominavi, ma certo, a livello archeologico sembrerebbe come se la piramide fosse un blocco di peperino buttato lì. Sicuramente, ecco, questo discorso anche che di tutelare un po' questi monumenti oggi è importante, quindi vedi anche la non conoscenza a volte ha aiutato, no? Quanto tempo hai impiegato per ripulirla tutta? Allora, tra i ripuliti, diciamo, perché io poi ho cominciato con i sentieri, perché mio padre mi ha spiegato quali erano i sentieri veri, quando l'ho portato, perché vedi, avevano fatto già altre ricerche poi, no? Nel 2000, 2001, quelli di Archioduscia, cioè altre, diciamo, associazioni o così, avevano in qualche modo riportato la luce a conoscenza con qualche, diciamo, articolo. Poi comunque quando vedevo gente che si recava in questo posto, perché era un po' impossibile, io ho fatto questo giro anche con queste persone, insomma, e mio padre comunque era quello che già conosceva. Quindi quando ha portato lui dice, ma il giro vero non è questo, lui mi ha spiegato poi quali erano i veri sentieri, quindi ho ripulito tutte quelle che erano i sentieri. La piramide poi ci ho messo circa un mese e mezzo, nel senso che non tutti i giorni, però toglievo mano a mano un po' di vegetazione e intanto aprivo il sentiero che mi aveva detto lui, per riportare alla luce un po' i racconti suoi. Quindi ti sei ripulito la piramide, ti sei ripulito i sentieri. Esatto. E quanti soldi hai guadagnato con questo lavoro? soldi che sono? Voglio dire, qualcuno ti avrà dato dei soldi, no? Cioè, non avrai fatto così tanto per fare, solo per passione, l'avrai fatto per tanti soldi che qualcuno ti avrà dato. Io quando l'ho fatto proprio con l'idea di riportare alla luce un monumento o un qualcosa che ci appartiene. Quindi so le nostre origini, il nostro diario. Allora, questo, diciamo, quello che a volte non si riesce a comprendere è proprio l'amore, il legame forte che c'è con il territorio. La Tuscia è un luogo straordinario, ne abbiamo parlato in parte, ma ne parleremo ancora nelle prossime uscite, nei prossimi tutorial che faremo. Oltre l'aspetto culturale, territoriale, ma ovviamente se qualcuno arriva da Pavia non ha lo stesso legame che abbiamo noi. Il nostro è naturale, è spontaneo, ce l'abbiamo prima ancora di conoscere i luoghi, perché siamo nati qua e la terra la sentiamo nostra. Quindi faremo delle uscite da dedicare proprio a questo, fotografare le bellezze di questo territorio magico, come magico era il popolo etrusco. Io ringrazio Salvatore, al quale sarà però un appuntamento per tornare qui e parlare proprio della piramide. Io vi racconterò due cose al volo, ma lui è l'esperto e quindi ce lo ritroveremo sui nostri passi prossimamente qui. Allora, grazie Salvatore. Grazie a te. È stato un grande piacere. Anche per me, veramente. Non ci potremmo stare senza mascherine oggi. Esatto.